La peste suina africana è classificata come malattia altamente contagiosa ed estremamente letale per i suini e i cinghiali, con un tasso di mortalità del 100% nei 4-15 giorni successivi all'infezione. Si stima che potrebbe sterminare un quarto della popolazione suina del pianeta, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. È quindi importante conoscerla meglio. La peste suina africana, in breve PSA, è causata da un virus che colpisce i cinghiali e i suini, ma non è pericoloso per l'essere umano. Tra i segni clinici della malattia vi sono febbre alta, perdita di appetito e letargia. A volte si osservano anche diarree emorragiche, vomito e aborti. Il decorso termina inevitabilmente con la morte dell'animale. Sulla base dei sintomi è difficile distinguere la peste suina africana dalla peste suina classica. Diversamente da quest'ultima, che si trasmette mediante aerosol, la PSA si diffonde per contatto diretto con un animale infetto. L'unico modo per confermare la diagnosi è il test virologico. L'infezione è associata a una carica virale nel sangue molto alta. A sole 30 ore dal suo ingresso nell'organismo, il virus può essere osservato in tutti gli organi dell'animale. Inoltre, è presente nel sangue, nelle feci, nelle urine e anche nella saliva dei capi colpiti. Persiste a lungo nella carne, nelle carcasse degli animali infetti e anche nell'ambiente. La malattia si trasmette per contatto diretto tra animali e può diffondersi indirettamente tramite impianti, mezzi di trasporto o scarti di carne contaminata dispersi nella natura. I cinghiali la diffondono solo lentamente e su brevi distanze. Sono le attività umane le principali responsabili del propagarsi della malattia sulle lunghe distanze. Dal 2007 un ceppo individuato in Georgia, molto più virulento di quelli conosciuti fino ad allora, circola in tutto il mondo. In pochi anni è arrivato in Russia, nei paesi baltici 2014, in Europa centrale 2016, in Asia 2018, per poi raggiungere i paesi al confine con la Svizzera nel 2020. Per evitare che l'epizoozia venga introdotta in Svizzera, l'USAV ne segue da vicino gli sviluppi. L'introduzione della PSA nel paese si ripercuoterebbe in modo disastroso sugli allevamenti di suini e sulle popolazioni selvatiche di cinghiali, ma anche sull'economia in generale. Purtroppo non esistono vaccini né cure contro la malattia. La comparsa del virus in un'azienda suinicola renderebbe necessario abbattere l'intero effettivo. Per queste ragioni occorre identificare con la massima tempestività l'eventuale presenza della PSA in Svizzera, in modo da avviare velocemente misure di lotta per evitare che si diffonda su vasta scala. In questa serie di video vi spieghiamo le misure attuate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per prevenire la malattia, ma anche per arginarla se un giorno dovesse manifestarsi in Svizzera. A questo scopo, l'USAV ha organizzato un'esercitazione nazionale di crisi chiamata NOSOS 21, che si è svolta in due sessioni tra settembre e novembre 2021. L'obiettivo era mettere alla prova i piani d'emergenza nazionali e cantonali e le strategie di lotta contro la malattia, simulando la comparsa di un focolaio di PSA sul territorio svizzero. La nostra serie sulla peste suina africana comprende altri tre video. Potete trovarli sul nostro sito web.